Meme Economics, ben trovati in nostra compagnia. Vi raccontiamo la finanza, l'economia, la politica, l'attualità attraverso il linguaggio dei meme. Beh, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti su un divano, se ricordate bene. Su questo divano, quello che vediamo nel nostro primo meme, dove si era dovuta accomodare Ursula von der Leyen su indicazione di Erdogan, che evidentemente non le aveva riservato un posto là vicino alle bandiere, come avviene solitamente, o meglio, un posto c'era, ma è stato occupato dal presidente del Consiglio dell'Unione Europea Michel. Qualcuno giura che in quel momento ci fosse anche Bernie Sanders, che è diventato uno dei personaggi dei meme più ripetuti, più utilizzati, più virali. E chissà che, insomma, magari, vedete, è proprio perfetta anche la seduta di Bernie Sanders, chissà che veramente non si sia andata a sedere anche lui accanto, appunto, Ursula von der Leyen, situazione che peraltro ha generato non poche polemiche. Sulla questione sedia von der Leyen, Erdogan, c'è un altro meme che vi vogliamo mostrare e che in tanti credo abbiano in qualche modo collegato a questa vicenda, e cioè quella di Aldo Giovanni Giacomo. Eccoci qua, Erdogan quando vede Ursula von der Leyen, beh, gli viene, è come se fosse automatico, facciamoci l'inganno della cadrega, come avviene, appunto, è un passaggio, una citazione del film Tre uomini e una gamba, in cui si gioca sull'equivoco tra la cadrega, cioè la sedia, e la mela, che invece il conte Dracula, che non capisce quello che gli viene detto, pensa che sia, appunto, la cadrega. Andiamo però a questo punto oltre, perché ovviamente ci sono temi anche più vicini a noi e che seguiamo con più attenzione, ad esempio quello della ripresa dell'attività e soprattutto dei piani che sono allo studio per riuscire a ripartire con le attività economiche in totale sicurezza. Ebbene, la sostanza è proprio questa, e cioè piani per ripartire ovunque. Il problema è che al momento sono soltanto piani, e cioè ancora non c'è nulla di concreto, e soprattutto non c'è niente di nuovo. Se poi andiamo a vedere effettivamente nei dettagli che cosa stanno studiando le regioni, niente di nuovo rispetto a quanto già visto in estate, e abbiamo visto dove ci hanno portato, insomma, i piani per ripartire che sono stati adottati quest'estate. Ovviamente la speranza è che la ripresa possa avvenire in maniera lenta ma irreversibile, come ha detto Mario Draghi, e anche che, insomma, le categorie di età più a rischio possano completare la vaccinazione, perché al momento, ad esempio, prendiamo come esempio la regione che dovrebbe essere il fiore all'occhiello della sanità italiana e che invece è finita sotto accusa per più fronti, come la Lombardia. Abbiamo scelto Pablo Escobar per raccontare quello che accade in Lombardia. Ecco cosa accade in Lombardia: quando hai 70 anni vivi in Lombardia e aspetti di essere chiamato per il vaccino. Le vaccinazioni vanno a rilento, soprattutto per le categorie più a rischio, e allora noi ci sentiamo di utilizzare Pablo Escobar nel periodo di isolamento, sostanzialmente, a cui è sottoposto all'interno della serie TV, ma anche della storia che l'ho visto protagonista della Colombia diversi decenni fa. Andiamo avanti, perché c'è una regione che invece, diciamo, è stata considerata un po' l'esempio virtuoso per la gestione dei vaccini, della pandemia, ma che all'improvviso si è ritrovata a cambiare colore dal minimo al massimo. Ecco, in una settimana, da regione bianca a regione rossa. Tradotto, ecco come si può tradurre questa cosa: la Sardegna il mese scorso, che fondamentalmente aveva gli occhi di Dio Capri, ma anche i baffi di quello che può essere uno stereotipo che vuole essere ovviamente divertente per quanto riguarda il popolo sardo. Ecco come sarà la Sardegna da lunedì, cioè in zona rossa, quindi da il bivacco e dal bicchiere, dal cincin che può fare Di Caprio guardando dall'alto tutti gli altri, tutte le altre regioni, a uno sguardo un po' più severo, insomma, quasi contrariato per il fatto che, appunto, in pochi giorni, in poche settimane, si ritrova da bianca a rossa. Cerchiamo di andare anche oltre, perché
Speriamo che questi piani per la ripresa economica siano efficaci, ma poi tutto dipende, no, dall'indice di contagio, da quanti tamponi vengono fatti, da quanti nuovi contagi vengono trovati. Questo determina una situazione altrettanto irreversibile, e ve lo raccontiamo con il prossimo meme, e cioè ci mettiamo nei panni, anzi mettiamo nei panni governo e virologi di Bilbo Baggins nel film Il Signore degli Anelli, che dice: ma sì, dopotutto, perché no? Perché non dovrei prolungare il lockdown di un altro mese? Perché più o meno è quello a cui stiamo assistendo da marzo 2020. Se arriva a un certo punto, si guarda qual è la situazione, quali sono i contagi, e poi si prosegue a fare lockdown su lockdown, cercando di salvare prima il Natale, prima l'estate, poi il Natale, poi la Pasqua. La Pasqua sostanzialmente non è che sia stata salvata, adesso si torna a parlare di estate. Quindi attenzione, perché questa situazione qui potrebbe verificarsi ancora e ancora e ancora. In tutto questo i vaccini come proseguono? Beh, insomma, abbiamo Johnson & Johnson che è entrata in Europa, questa è la settimana di Johnson & Johnson che sbarca in Europa, ma lo fa in questo modo. Johnson & Johnson arriva in Europa e viene accolta come un ulteriore segnale di ripresa e di completamento del piano vaccinale, ma dagli Stati Uniti, praticamente 2 giorni dopo l'ingresso di Johnson & Johnson in Europa, delle dosi destinate all'Unione Europea, stoppa Johnson & Johnson in via cautelare, e allora non può che fare marcia indietro sostanzialmente Johnson & Johnson, cioè l'Europa che già ha a che vedere con AstraZeneca e con i casi di trombosi, ecco che deve fronteggiare anche il tema Johnson & Johnson, per cui noi ce lo immaginiamo che come entra tirando una pedata sulla porta, è così esce, facendo praticamente finta di nulla. Ovviamente bisognerà aspettare il referto definitivo dell'EMA e di chi è tenuto a esprimersi su questo fronte. Peraltro sui vaccini oramai si fa grande ironia, purtroppo. Lo fanno anche i personaggi più famosi. Abbiamo recuperato questo meme che non è nostro, è di Dave Bautista, che è un ex wrestler, adesso è un attore, come The Rock. E allora Bautista dice che Moderna è come The Rock, è come Dwayne Johnson, che è uno degli attori più pagati al mondo e con un fisico importante. Pfizer è appunto proprio Dave Bautista, che qualcuno lo ricorderà nel film dei Guardiani della Galassia. Johnson & Johnson è una figura, diciamo, che vuole assomigliare ai primi due, quindi tanti tatuaggi, ma alla fine il fisico, insomma, è quello che è. Quindi, per farvi capire come viene percepito quello che doveva essere un ulteriore aiuto alla campagna vaccinale, Johnson & Johnson è percepito così, soprattutto nel linguaggio dei meme, che ovviamente tendono ad alleggerire un po' tutto quanto. Questo però che cosa vuol dire? Che siamo ancora in zona arancione, l'Italia è interamente in zona arancione, quindi tendenzialmente non si dovrebbe ancora uscire, proprio se non si fosse strettamente indispensabile. Quindi divano, torniamo al divano, ma soprattutto anche alla televisione, alle attività ricreative, solo che anche da questo fronte c'è qualcosa che non va. Non so se avete seguito le ultime partite di campionato in Serie A, c'è stato un guasto che ha riguardato DAZN, che si è aggiudicato i diritti per il prossimo triennio e che vuole anche quotarsi in borsa. Si è bloccato DAZN, le immagini andavano a rallentatore, e allora questa è la battuta che ci viene da fare. Finalmente spiegato il mistero della durata delle partite di Olly e Benji, le trasmetteva DAZN, ha fatto arrabbiare anche Enrico Mentana, per farvi capire il fatto che non si sia riusciti a vedere in maniera completa la partita dell'Inter, squadra di cui è tifoso Enrico Mentana, direttore della 7. E allora noi invece citiamo Olly e Benji, che le partite duravano sempre un'infinità di puntate, beh, perché c'era DAZN che le trasmetteva, forse questo è il motivo. Dunque, partite di calcio in televisione, ma anche i dibattiti televisivi, e allora quest'altro meme è sempre attualissimo. Librerie come sfondo nei video, librerie come sfondo nei video, ovunque, anche esagerando, insomma, ci troviamo anche davanti a queste situazioni effettivamente eccessive, come dice anche Antonello Piroso qui sulle fonti TV. A volte ci troviamo gente con alle spalle tantissimi libri, ma non siamo poi così sicuri che questi libri poi vengano letti. A volte, insomma, basta anche uno sfondo
che non deve per forza appunto mostrare chissà quanta cultura che ci portiamo dietro. Voi direte a questo punto che siamo quasi in chiusura, ma non abbiamo parlato di mercati, di finanza, di trading. In realtà lo facciamo proprio con l'ultimo meme che cita uno dei fenomeni del momento, cioè LOL trasmesso da Amazon Prime. Questa probabilmente, per chi l'ha visto, è stata la scena più divertente in assoluto, momento in cui Elio senza storie tese e Frank Matano hanno avuto qualcosa da dirsi, in realtà Elio che insegue Matano. Beh, per chi ha capito che cosa, per chi sa che cosa succede in questo momento, noi dedichiamo questo meme. Resistenza a 25.000 che incalza il FTSE MIB, e il FTSE MIB che non vuole assolutamente sentirne parlare, vuole stare il più lontano possibile da quel target che per molti sembra destinato il MIB a superare, ma che sta continuando a rinviare, quasi come se stesse fuggendo appunto dalle proprie responsabilità. E qui, insomma, prima o poi sappiamo, per chi ha visto LOL sa come va a finire, e quindi abbiamo colto l'occasione per raccontare sia questo fronte, perché questa resistenza a 25.000 dura da oltre un decennio, e appunto il fenomeno del momento che è appunto LOL, di cui tanti praticamente in quest'epoca che è soprattutto digitale, tutti ne parlano, che siano le piattaforme social e che sia semplicemente il web. Questa è Meme Economics, grazie per averci seguito, speriamo di avervi rubato almeno un sorriso, l'appuntamento è per settimana prossima.